Che cosa intendiamo quando parliamo di stato e trasformazioni di un gas? Lo stato di un gas è l'insieme dei parametri macroscopici che lo definiscono. In pratica si tratta della massa del gas, della sua temperatura, del suo volume e della sua pressione. Definita quindi una certa quantità di gas, la temperatura, il volume e la pressione del gas ne definiscono uno stato. Ma come si può rappresentare uno stato di un gas? Lo si fa spesso su un diagramma che si chiama diagramma PV e che adesso vediamo realizzato. Immaginiamo che questo sia il diagramma PV, pressione-volume di un gas. Noi vogliamo rappresentare su questo diagramma lo stato di un gas. È chiaro che se io vado a indicare un punto su questo diagramma, questo punto potrà avere un certo volume, V1, e potrà corrispondere a una certa pressione, P1. Ma come facciamo a conoscere la temperatura di questo gas? Ecco, per farlo seguiamo questo ragionamento. Secondo la legge di Boyle, una determinata massa di gas mantenuta a temperatura costante ha pressione e volumi inversamente proporzionali fra di loro. Questo vuol dire che il prodotto della pressione per il volume del gas rimane costante. Il valore di questa costante però dipende da due fattori. Uno è la massa del gas, che però abbiamo considerato non variabile, l'altro è la temperatura del gas. Quindi più la temperatura è elevata, più il valore di questa costante diventa elevato. D'altra parte sappiamo anche che la rappresentazione della legge di Boyle su un piano PV, pressione, volume, è una iperbole equilatera con un andamento di questo tipo. Ora, al variare della costante, come cambia la rappresentazione di questa iperbole? Quando abbiamo delle iperboli caratterizzate dall'equazione y per x uguale k, ovvero dall'equazione y uguale k fratto x, se io attribuisco a k dei valori differenti, ad esempio 1, 2, 3, 6, 10, le iperboli che si ottengono in corrispondenza di questi valori sono iperboli sempre più lontane dagli assi. Vediamolo bene in questa rappresentazione. Su questo piano cartesiano chiediamo la rappresentazione dell'iperbole y uguale 2 fratto x. Variamo ora il parametro k. Questa sarà l'iperbole y uguale 3 fratto x, 4 fratto x, 6 fratto x. 10 fratto x. Come si vede, le iperboli corrispondenti a un parametro k più grande sono sempre più lontane dagli assi. Abbiamo imparato in questo modo a rappresentare la temperatura su un piano PV. La temperatura si ottiene sovrapponendo a questo piano PV il fascio di iperboli che rappresentano le isoterme di varie temperature. Più un punto è su un'iperbole vicina agli assi, più la temperatura corrispondente a quello stato è basso. Più il punto è lontano dagli assi, più la temperatura è elevata. Il punto A, ad esempio, è caratterizzato dal suo volume, dalla sua pressione. Le chiameremo V1 e P1, e dalla sua temperatura che corrisponde all'iperbole su cui esso si trova. Questo è lo stato completo del punto A. Lo stato B, invece, sarà caratterizzato da altri parametri. Avrà in corrispondenza un certo volume, V2, una certa pressione, P2, V2, P2,
è una certa temperatura corrispondente all'iperbole su cui si trova in questo caso, che è un'iperbole di temperatura superiore alla temperatura T1. Dunque ogni punto del piano PV rappresenta lo stato d'un gas. Se io vado a variare uno dei parametri, la pressione, il volume o la temperatura, lo stato cambia e quindi si ha quella che si chiama una trasformazione. Una trasformazione è un passaggio da uno stato ad un altro, ad esempio dallo stato A allo stato B abbiamo una trasformazione d'un gas. Dunque una trasformazione è rappresentata da una linea sul piano PV. Consideriamo ora alcune trasformazioni particolari, ad esempio una trasformazione che avviene a volume costante. Una trasformazione a volume costante si chiama trasformazione isocora. Come sarà rappresentata sul piano PV? Sarà rappresentata dal passaggio da un volume corrispondente allo stato A ad un ugual volume corrispondente allo stato B. Dunque lo stato iniziale e finale della trasformazione devono avere lo stesso volume. Dunque la trasformazione, ad esempio, che ci porta dallo stato A allo stato B a volume costante può essere rappresentata in questo modo. Quindi questa è una trasformazione isocora. Vediamo adesso una diversa trasformazione. Parleremo di una trasformazione a pressione costante. Quindi questa sarà una trasformazione cosiddetta isobara. A pressione costante avremo una trasformazione isobara. In questo caso, partendo da uno stato A di una determinata pressione, giungeremo a uno stato B di ugual pressione. Quindi la trasformazione sarà rappresentabile con una linea orizzontale che congiunge lo stato A allo stato B. Questa è una trasformazione isobara, cioè a pressione costante. Quindi, riepilogando, questa è una trasformazione isobara. Questa è una trasformazione isocora da uno stato iniziale a uno stato finale, o meglio, scusate, isocora. Una trasformazione isoterma, cioè a temperatura costante, sarà rappresentata da un tratto di una iperbole. Infatti, come ricordiamo, tutti i punti dell'iperbole sono punti a temperatura costante. Allora, ad esempio, si può andare dal punto C al punto D con una trasformazione che percorre l'iperbole e questa sarà una trasformazione isoterma.